Salve a tutti, vediamo come completare l'atto 1 di Hello Neighbor. Allora, non appena ci troviamo davanti alla casa, per prima cosa dobbiamo prendere un oggetto, lo prendo qua dalla casa davanti, ovvero la nostra, prendo questo, oppure potete prendere uno degli scatoloni che trovate all'interno. Dobbiamo salire su questo scaffale piegato e dobbiamo posizionarlo come ulteriore scala per arrivare sul tetto. Quindi lo piazzo qua, ad esempio. Ecco fatto, quindi ci salto sopra, poi salto sul tetto. Ora mi sono dimenticato di prendere un oggetto per rompere i vetri, quindi mi tocca scendere. Prendo questo, ad esempio, il coperchio del cestino, e torno su. Quindi magari prendetelo prima. Vado su. E adesso bisogna fare un salto per arrivare qua. Lanciamo questo oggetto su una delle due finestre. E adesso possiamo entrare. Ora, il quadro nel mio caso è caduto in automatico, altrimenti tiratelo giù voi. Saltiamo attraverso la spaccatura. E dobbiamo prendere questa chiave che poi useremo per aprire la porta che è a fianco a noi. Ora, c'è un'altra chiave da trovare qua, in questa stanza, ed eccola qua, è la chiave della macchina. Prendiamola. E usiamo la finestra per uscire. Una volta usciti, andiamo alla macchina del vicino. Apriamo il baule. E prendiamo questa calamita. Ora giriamo intorno alla casa del vicino fino a che non troviamo la finestrella. Che sta proprio qua. E ora dobbiamo spiccare un salto da qua da destra, tenendo premuto l'azione dell'oggetto per attirare questo oggetto da dentro la stanza, questo grimaldello, diciamo così. Equipaggiamolo e adesso entriamo in casa per andare a scardinare il lucchetto del solito colore. Eccolo qua. Possiamo adesso entrare nella stanza degli attrezzi, prendiamo la chiave inglese. Usciamo. E adesso possiamo liberare la scala per il tetto. Quindi svitiamo tutto e andiamo su. Ora lasciamoci cadere in questa stanza. E prendiamo finalmente la chiave per lo scantinato. Ora possiamo togliere la sedia che bloccava la porta. In questo modo possiamo uscire. E rieccoci qua, quindi usciamo dalla finestra adesso e torniamo in casa. Adesso andiamo ad aprire la famosa porta dello scantinato, che è il solito colore della chiave, come lucchetto. Eccolo qua. Apro e scendo. Ora, per prima cosa, dobbiamo aprire la lavatrice, che rivelerà un passaggio segreto. Entriamo. Apriamo la porta. E saltiamo oltre questa finestra. Ci ritroveremo in un corridoio. Ora dobbiamo aprire il cancello qua, quindi non dobbiamo spegnere attualmente la corrente, ma dovremo tornare poi per farlo. E ricordatevi poi di aprire quello, di togliere la sedia che sta dietro quella porta là che avete appena visto. Quindi ora esploriamo un po' l'ambiente. È un po' un labirinto, però a un certo punto saprete bene o male orientarvi. Ogni volta che trovate una sedia che blocca una porta, toglietela per sbloccare la scorciatoia. Ecco qua, l'obiettivo è aprire questa, ma non c'è corrente, come potete vedere. Dobbiamo accendere il gruppo elettrogeno che sta dall'altra parte. Sblocco una scorciatoia. Anche questa poi sarà una scorciatoia. Dall'altra parte si può aprire. Quindi, adesso, in realtà dobbiamo già tornare ad accendere a spegnere la corrente, scusate, all'inizio. Vi faccio vedere perché va spenta. Perché altrimenti qua non si passa, vedete? Quindi torniamo all'inizio del livello. Intanto qua vi faccio vedere come sbloccare la scorciatoia. Ecco qua. Quindi torniamo all'inizio e spegniamo la corrente. Anche se ci becca non è un problema, l'importante è spegnerla. Ecco fatto. Adesso il cancello sarà aperto e possiamo andare al gruppo elettrogeno.
Questa volta dobbiamo passare dalla porta qua, però, perché abbiamo tirato giù la corrente. Ecco perché dicevo di sbloccare la scorciatoia. Quindi andiamo al gruppo elettrogeno. Ho lasciato il punto così vedete dov'è. Ecco qua, vedete, aperto il cancello. E accendiamolo. In questo caso io vengo beccato subito dopo, l'importante è aver fatto l'azione. Quindi torno di nuovo alla porta. Ecco qua. E adesso la via è libera. Abbiamo quasi finito. In questa parte dobbiamo solamente fuggire non appena possiamo correre. Scappiamo verso la fine del lungo corridoio con le curve. E qua troveremo tre lucchetti. Non possiamo aprirli, ovviamente. Verremo beccati. E abbiamo concluso l'atto 1. Un saluto a tutti!